Buonasera e benvenuti dal circolo Andrea Doria per il quarto di finale del torneo KPMG che vedrà sfidarsi la squadra AC. Riproviamo in maglia bianco contro Real Dragons in maglia blu. Un saluto da Giovanni Caproni e l'iSport Academy. Dunque parola a Blundo per far riprendere il gioco. Lo fa andando da Calderaro. Poi pallone sulla destra per Sacconi, che di prima prova a mettere in mezzo, pallone intercettato dagli avversari, poi fatto girare sulla sinistra per Guzzone che si accentra, poi riesce a servire per il numero 9, David Verde, che sblocca così la partita al secondo minuto e al Dragons in vantaggio 1-0. Verde per Verdastro che cambia gioco da Guzzone, poi il tocco di Sacconi per Blundo che allontana, poi Mele punta l'avversario, arriva a conclusione, centra il palo e fortunatamente blocca Cianfoni. Laterale già battuto, recuperato da Guzzone che adesso scatta, attraversa tutto il campo, poi serve per Verde che segna la doppietta personale al nono minuto, porta in vantaggio di due lunghezze il Real Dragons. Mele alla battuta, punizione che cerca di andare direttamente in porta, finisce sulla destra dello specchio. Cianfoni lungo a cercare direttamente Mele che supera il pressing di Sacconi e poi l'appoggio per Forte e la rete del 3-0 al ventesimo minuto per i Real Dragons che cominciano a prendere la distanza. Punizione per gli acciri, proviamo Mele alla battuta, due uomini in barriera. Punizione direttamente in porta che passa in mezzo alla barriera che si era aperta e poi palla che finisce in rete. Guzzone recupera la palla. C'è Morisi a potergli dare una mano, finisce a terra, pallone recuperato dagli acciri, proviamo che possono ripartire. Mele appoggia per Pagano, pallone intercettato, allora adesso è Verde ad avere il possesso, scatta sulla sinistra, appoggia per Guzzone e serve così il secondo assist della partita per il gol del 4-1 allo scadere del primo tempo regolamentare. Pensa anche al tiro, poi appoggia per Mele che si porta sulla destra, la chiusura di Piscirillo in corner. Allora Mele alla battuta, due uomini all'interno dell'area. Lupone non riesce a raccogliere, pallone allontanato che viene recuperato da Calderaro, poi sulla destra da Pagano, l'imbucata recuperata da Verdastro che adesso può avanzare, scarica sulla sinistra per Forte e la rete del 5-1 al 28esimo minuto e mezzo per i Real Dragons. Verde per Verdastro, poi ancora Verde che alza il pallonetto e beffa così Blundo per il gol del 6-1 al 33esimo minuto. Di Piccirillo cambia tutto sulla sinistra per Guzzone. Guzzone contro Lotito, poi si accentra, riesce a saltare l'avversario, adesso c'è Pagano su di lui, salta anche lui, prova a mettere in mezzo, poi Blundo respinge in laterale. Ultimo tocco è di Guzzone, quindi laterale degli acceri, proviamo lungo linea per Mele. Mele in buca per Pagano che di prima con il mancino segna la rete del 6-2 al 45esimo minuto. Corner per i Real Dragons, pallone giocato per Morisi che fa partire il tiro a incrociare, palla che finisce direttamente sul fondo, quindi Blundo lancia Manzi sulla sinistra, poi Lotito chiuso da Morisi, laterale per Iaci, riproviamo e finisce qui la partita. Real Dragons trionfano 6-2 contro gli avversari della C, riproviamo e guadagnano l'accesso alla semifinale. Siamo con David Verde, autore di una splendida tripletta e due assist per questo trionfo dei Real Dragons. Come ci commenti la tua partita e quella dei compagni? Sicuramente il merito della mia partita è merito della squadra. Siamo un gruppo molto affiatato e lavoriamo bene in ufficio e ci divertiamo in campo. Quindi merito anche agli avversari e testa alla prossima. Allora, ancora un grande complimenti per questa splendida prestazione, un grande in bocca al lupo per la semifinale. Un saluto. Grazie.